Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui svolgeremo un semplice esercizio che riguarda la concentrazione percentuale massa su massa. In primis conviene sempre scrivere in maniera ordinata i dati. Vorremmo generare una soluzione con concentrazione percentuale massa su massa di zucchero pari a 28,7%. In questa soluzione abbiamo messo una massa, abbiamo solubilizzato una massa di zucchero uguale a 32,3 grammi. Vorremmo sapere quanto solvente, quanta acqua si sarebbe dovuto utilizzare per ottenere appunto la soluzione. Quindi, punto di domanda, grammi. Questi sono i nostri dati dell'esercizio. Conviene commentarli brevemente. Abbiamo la massa del soluto, vorremmo ricavare la massa di solvente e abbiamo la concentrazione percentuale, dello zucchero in massa su massa nella soluzione. La seconda cosa da fare è scrivere, la formula che serve e quindi la formula della concentrazione percentuale in massa su massa. Allora, la concentrazione percentuale in massa su massa viene definita come massa del soluto, in questo caso come massa di zucchero, in quanto è proprio lo zucchero il soluto, sulla massa della soluzione, ma la massa della soluzione è costituita dalla massa dello zucchero, che è il soluto più la massa di acqua, che è il solvente. Bisogna ricordarsi che il tutto deve essere moltiplicato per 100. A questo punto possiamo iniziare ad introdurre i dati che abbiamo. Allora, sappiamo che la massa di zucchero corrisponde a 32,3 grammi. Il tutto fratto la massa di zucchero, di nuovo 32,3 grammi, più la massa d'acqua che è incognita. Il tutto è moltiplicato per 100 e il tutto deve essere uguale a 28,7%, in quanto 28,7% è la concentrazione percentuale massa su massa dello zucchero nella soluzione, che è un dato. Da questa equazione matematica vediamo che si può risolverla in questa maniera. Facciamo tutti i passaggi. 32,3 grammi per 100, questo 28 la percentuale la portiamo al denominatore, 28,7%. Mentre questo denominatore, da questa parte, dalla sinistra dell'uguale dell'equazione, lo portiamo a destra. 32,3 grammi più la massa di acqua. Manca ancora un ultimissimo passaggio, qui portiamo questo dall'altra parte, diventa naturalmente un valore negativo, e possiamo così esplicitare la massa di acqua. La massa d'acqua non è altro che uguale a 32,3 grammi per 100 fratto 28,7% meno 32,3 grammi. Svolgendo il conto con la calcolatrice otteniamo 80,2 grammi. Questo è il risultato finale. Un ultimo commento: che cos'è 80,2 grammi? È la massa di acqua, ovvero la massa di solvente, all'interno della quale, una volta che sono stati solubilizzati 32,3 grammi di zucchero, che sono il soluto, si ottiene appunto una soluzione, detta anche miscuglio omogeneo, in cui lo zucchero, la percentuale massa su massa di zucchero ammonta al 28,7%.
Faccio notare un'ultimissima cosa, che è il simbolo della percentuale. Il simbolo della percentuale non viene considerato un'unità di misura. E quindi, come si può vedere, al numeratore cioè, ci sono i grammi, rimarranno i grammi. Qui non bisogna scrivere fratto per cento. Quando ci sono dei dati con la percentuale è come se venisse ignorata al fine dell'unità di misura finale. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima!